Salve, sono il dottor Stefano De Luca, specialista in chirurgia plastica e oggi volevo parlarvi e dare alcune informazioni sull'intervento di mastoplastica additiva. Innanzitutto, che cos'è e a cosa serve? È un intervento che ha lo scopo di migliorare quello che sono le caratteristiche e correggere i difetti di una mammella che probabilmente non ha tutti i canoni di bellezza. Per questo noi possiamo utilizzare le protesi che sono di due tipi principali, la protesi tonda e la protesi anatomica o anche definita protesi a goccia. Qual è la differenza principale tra le due protesi? Il tipo di riempimento, in pratica la distribuzione del volume, che con la protesi tonda è una distribuzione omogenea in quanto ci dà un riempimento sia del polo inferiore che di quello superiore della mammella, mentre con la protesi a goccia o protesi anatomica noi abbiamo un maggiore riempimento del polo inferiore, mentre la parte alta del seno resta con un riempimento più delicato. Per poter inserire la noi facciamo un'incisione che nella maggior parte dei casi viene praticata al polo inferiore della mammella, in pratica al solco mammario, un'incisione di circa 4 o 5 cm. L'alternativa è invece l'incisione al bordo inferiore della regola. Ovviamente la scelta viene fatta in base al paziente e in base quindi a quelle che sono le caratteristiche della mammella di partenza. Dove posizioniamo invece la protesi? Noi abbiamo ovviamente strati di tessuto mammario che vanno dalla cute verso il torace. Quindi abbiamo la cute, tessuto sottocutaneo che è fatto da grasso, in cui è immersa la ghiandola mammaria che ha delle dimensioni più o meno abbondanti a seconda ovviamente del caso, e poi più in profondità abbiamo il muscolo grande pettorale. La protesi può essere posizionata o nello spazio sottofasciale, quindi immediatamente al di sotto della ghiandola, oppure al di sotto del muscolo grande pettorale. La scelta del piano di posizionamento la facciamo in base a quello che è lo spessore del tessuto mammario nella parte alta. Quindi in quelle pazienti che hanno delle caratteristiche tessutali con un buono spessore, una cute particolarmente elastica, quindi parliamo di pazienti nella maggior parte dei casi più giovani, abbiamo la possibilità di coprire la protesi solo con il tessuto mammario. Mentre quando il tessuto ovviamente è più scarso, quindi lo spessore è minore, è necessario ovviamente coprire la protesi con un tessuto che abbia caratteristiche e spessori diversi. Questo quindi andiamo a coprire quello che è il polo superiore e mediale della protesi con il muscolo grande pettorale. L'intervento si fa in anestesia generale, ci sono alcuni chirurghi che propongono l'intervento in anestesia locale, ovviamente sono necessarie determinati tipi di condizioni fisiche ed ha una durata media di circa un'ora. Alla fine dell'intervento viene posizionata una sutura, a seconda ovviamente del tipo di incisione che viene fatta, una sutura di tipo intradermica con dei punti riassorbibili, quindi che non va sfilata, ci sarà una medicazione e poi un drenaggio. Questo drenaggio è un tubicino di raccolta di liquidi che si formano all'interno del tessuto, che di solito viene rimosso dopo circa 48 ore. La patea avrà poi la necessità di riposo e di solito sono necessari almeno 3-4 giorni di riposo assoluto e dovrà indossare un reggiseno di tipo contenitivo, quindi un reggiseno che sia abbastanza elastico e che riesca a mantenere quanto più ferme possibile al torace quelle che sono le protesi. E poi molto importanti sono limitare quello che sono ovviamente i movimenti con le braccia e non stravazzarsi in generale. In media le mie pazienti hanno un recupero che è variabile dalle 2 alle 3 settimane e quindi riescono poi a rientrare a quello che è la loro normale vita nell'arco di questo tempo. Ovviamente c'è da considerare che ogni persona ha le sue caratteristiche, ogni persona ha quello che sono ovviamente le proprie necessità.
necessità sia lavorative che familiari. Spero avervi dato le informazioni più importanti, quindi le informazioni chiave per poter arrivare pronte ad una prima visita, che è la cosa più importante per affrontare un intervento chirurgico, e poi ovviamente per l'intervento stesso. Un saluto e arrivederci.